È un giorno speciale per Grazia, Grazia Masciarelli, la marinara, Vicentino Michetti, il bronzo l'ha realizzato nel 58 del secolo scorso. Oggi Grazia è in consiglio comunale a Pescara, sola nei suoi pensieri come sempre, ma la sala si anima, arrivano tanti pescatori, tanti marinari, praticamente una rimpatriata, e per la presentazione di un libro che li racconta tutti i marinari di Pescara, a parte dai loro nomi e cognomi. Un libro che racconta anche di una genealogia della marineria. Sì, esatto. Il libro dal titolo La marineria di Pescara, un viaggio nel tempo con i protagonisti del mare, l'ho intitolata così perché ripercorre la storia della nostra beneamata marineria a partire dalla metà del 600 per tutto il 900. Ed è un libro appunto per metà genealogico, perché ci sono tutti i cognomi dei pescatori di quel periodo fino al 900 e poi delle principali famiglie tutt'oggi ancora pescatori. Ne ho tracciato dei corposi profili genealogici, come ad esempio i di Carlo, i di Giovanni, Mazza, Palestini, ne sono veramente tanti. E per metà storico, perché parlo di argomenti abbastanza interessanti ed inediti di Pescara, abbinato alla storia dei pescatori. Nel libro ci sono gli ex voto per Grazia ricevuta in mare, insieme a tanta storia e tante storie. Un episodio, un momento storico davvero da raccontare. Allora, due sono stati secondo me i momenti che hanno caratterizzato di molto la storia di Pescara e quindi quella della marineria. La terribile peste che colpì non soltanto Pescara e Castellammare nel 1816-17, che fu un evento che riguardò anche l'Abruzzo, l'intera Italia e anche l'Europa, e perché ci fu appunto questa violenta carestia causata da un periodo, a differenza di quello che è successo quest'anno, un periodo dove durante il periodo estivo non ci fu mai il sole, per cui il 1816 è stato chiamato l'anno senza estate. E le foto di quei marinari, e in tanti li riconoscono. Un altro episodio molto importante riguarda la prima guerra mondiale e la crisi della pesca. Infatti tantissimi pescatori partirono per il fronte, molti non tornarono perché caddero nei campi di battaglia, altri tornarono feriti e mutilati, quindi la ripartenza fu veramente lenta e difficile. Grazia, la marinara, ringraziamo.